Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Nel video di oggi andremo a rivoluzionare insieme la mia camera. Infatti sono appena andata da Ikea, vi inserirò qualche clip. Ho fatto giusto due clip perché poi sono stata lì dentro 2 ore per riuscire a trovare tutto quello che mi serviva. Ora è tutto un po' sparso per la camera, però insomma andremo un po' a rivoluzionarla. Non so se farò tutto oggi, però comunque vi porterò con me in questo percorso. Ora vi mostro un po' com'è la mia stanza ora, anche se più o meno la vedete tutta. Comunque la maggior parte della stanza è occupata dal letto, che è centrale. Non mi fa impazzire la posizione centrale, ma per la forma della camera era l'unica soluzione. In realtà mi piace ancora com'è, però ci sono questi dettagli neri che forse risultano essere un po' troppo pesanti e quindi volevo una stanza un po' più accogliente, un po' più leggera, diciamo. E quindi appunto ho preso alcuni dettagli bianchi, altri dettagli in legno, poi insomma vedrete tutto. E quindi nulla, volevo farvi questa piccola intro e volevo essere abbastanza breve e concisa. E quindi niente, direi che possiamo andare al video, ma prima di iniziare vi chiedo se vi va di lasciare un pollice in su per supportarmi e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E ora andiamo a modificare questa stanza. Ok, mi sono cambiata. Quello che non vi ho detto è che mi ero fatta una specie di vision board in cui mi ero più o meno messa le immagini a cui mi sono ispirata, ve la mostro qui, l'ho fatta su Pinterest, insomma. C'è molto legno, molto tipo juta, quelle cose lì, verde, molto bianco. E infatti forse in primavera cambierò anche questa parete, però appunto in primavera, non adesso, perché non mi sembra il caso di dare il colore in inverno. E nulla, ora devo iniziare a svuotare tutte queste mensole e tutto questo mobile e quindi andiamo. Ok, mio padre sta cercando di capire come smontare le mensole e visto che io ho svuotato tutto, ora faccio la cosa più utile, ovvero cambiare questo mobiletto qui con questo qui più piccolo. Bene amici, ho deciso di aggiungere alcuni voiceover perché in questo video parlo davvero poco ed ho deciso di iniziare da questo momento in cui fingo di fare le cose mentre aspetto che arrivi mio padre a farle per davvero. La cosa divertente di questo momento è che quando mio padre è arrivato ci siamo accorti di aver fatto un grave errore, ovvero che le mensole erano troppo piccole per coprire i buchi lasciati, gli enormi buchi lasciati sul muro dalle vecchie mensole, e infatti c'è stato un breve momento di disperazione in cui non capivamo bene come fare, però abbiamo risolto, dai. Merita un voiceover perché è il momento in cui ho provato a montare il mio primissimo mobile IKEA, nonché il momento in cui ho usato anche per la prima volta nella mia vita un avvitatore e mi sono sentita una donna adulta ed emancipata, ma talmente adulta ed emancipata che poi ho chiesto a mio padre di aiutarmi a montare i cassettini perché avevano degli stupidissimi chiodini a fungo che non riuscivo a mettere. Bene, allora, questo è quello che abbiamo fatto finora. Cambio specchio, questo è montato quelle, montate le due mensole. Qui ora devo montare una cosa tipo a grata che puoi attaccarci le cose. E niente, così ora che ho questa visione so cosa aggiungere poi. Ora sto anche seguendo una lezione oltretutto. E poi lì devo dare il colore, vedete che sul grigio non c'è perché quando è stato dato il colore c'erano delle mensole e poi visto che il mobile copriva non abbiamo dato il colore
E quindi nulla, ora mio padre mi deve montare i pomellini lì sulla porta per attaccare le borse e poi il suo lavoro è finito e io devo arredare un po' e quindi poi farmi più o meno un'idea di cosa manca, cosa aggiungere, cosa sistemare. Quindi nulla, torno alla mia lezione, volevo solo aggiornarvi. Buongiornissimo, è il giorno 2 di lavoro nonostante in realtà siano passati, cioè le cose le abbiamo montate l'altro ieri. Qui abbiamo aggiunto questa mensola che non c'era e qui abbiamo messo questa lunga invece di un'altra corta come quella, questo devo capire. E l'unica cosa che ho fatto ieri è stata mettere le tende. Però non ve l'ho mostrato perché non era nulla di eclatante e quindi niente, ora devo appunto riempire le mensole, il mobile e poi devo aspettare che arrivino delle cose che ho ordinato perché ho una mensola tipo effetto marmo che coprirò con la pellicola adesiva bianca e poi ho ordinato della corda per fare tipo i contorni di questo mobiletto qui e quindi niente. Mettiamoci all'opera. Ecco, se queste clip di sistemamento mensole per voi durano qualche secondo, per me, sono durate eternità, perché tuttora non sono convinta della disposizione, però vabbè, ce lavoriamo, insomma. Comunque sono un po' cambiate da come le vedete qui, perché per esempio ho cambiato le cornici, le ho messe di legno, perché le ho trovate molto carine e al posto di questo vasetto ho messo un barattolo con del potos tagliato e rubato a nonna, mentre quest'angolo è più o meno rimasto circa lo stesso, ma poi vedrete un po' di aggiornamenti in seguito. Bene, sono finalmente arrivate le cose, quindi qui ho questa pellicola bianca, qui ho la mia mensola, non ve la raccolgo perché è pesantissima, perché appunto è, non so se è davvero, cioè non è marmo, però è qualcosa di simile. È topacciosa tipo. E niente, ora prenderò le misure e l'attaccherò sperando di non fare cavolate. E poi abbiamo quasi, quasi finito. Adoro. Ecco, anche questo momento merita decisamente un voice over perché è il momento in cui ho mandato tutto a quel paese perché ho sbagliato a tagliare la pellicola trasparente, la pellicola bianca e infatti qui me ne accorgo e cerco di rimediare, spoiler, alla fine ho fatto un mosaico di pezzetti per coprire i buchi. Comunque, seguitemi per altri tutorial su idee malsane come quella di arrotolare il cordino e su come non si fanno le cose. One eternity later. Buongiornissimo, è passato un secolo dall'ultima volta che ci siamo visti, più di una settimana, tanto che sono riuscita anche a cambiare colore di capelli. Volevo quindi farvi un piccolo aggiornamento lungo il video, per dirvi che sono sparita principalmente perché dovevano arrivarmi delle cose che sono arrivate venerdì, quindi 2 giorni fa, perché oggi è domenica, e sono già montate e tutto. E oggi finalmente le devo arredare, cioè le devo decorare, insomma, devo metterci le cose e quindi vi faccio vedere gli ultimi passaggi di questo video. Il video non è finito al 100% perché comunque la parte della scrivania, eccetera, la sistemerò più avanti perché volevo distribuire un po' le spese, vedere cosa trovo in giro, magari anche in qualche negozietto dell'usato, eccetera. Però intanto vi mostro quello che ho fatto fino ad ora. E quindi nulla, volevo appunto fare questo brevissimo aggiornamento, ma ora vi lascio alle ultime cose. Allora, volevo mostrarvi un po' più da vicino le cose che sono arrivate. Questo è il mobile. Come vedete, esce un po' rispetto all'altro, però è carino, ci sta un sacco. Poi ho ordinato queste tovagliette all'americana che appunto voglio usare come sotto. Qui l'ho già piazzata. H&M Home.
E questo, sempre da Amazon, e sempre in bambù, che andrà qui sopra. Poi hanno un negozietto tipo tutto a un euro, ho preso questi fiori finti molto carini e questo vaso che era pure in sconto. Poi a casa avevo già questa, che è una di quelle lavagnette in cui infili le lettere, l'avevo ordinata da Shein tipo un sacco di tempo fa. E poi sempre in un negozietto tutto a un euro ho preso questa piantina finta e questo vaso, sì, la piantina esce un po'. Ciao! Vorrei risolvere un po' questo problema, vediamo un po' come fare. E nulla, ora arredo questo, direi con uno schiocco di dita, e poi sistemo, anzi faccio sistemare a mio padre queste, mentre io sistemo la scrivania. Quindi via! Bene, eccoci qui. Allora, è più o meno finito temporaneamente, ovviamente. Devo un po' capirmi, però più o meno questa è l'idea finale circa. E ora vado a sistemare tutto il resto e poi ci vediamo. E benvenuti nella mia stanza finita. Sono soddisfattissima di come è venuta, era proprio come me la immaginavo, anche se appunto non è finita al 100%, però già ora mi piace tantissimo. Quest'angolo è diventato il mio angolo preferito, da che era quello che mi piaceva di meno. Tutti questi particolari, così pastelloso, questo legno, tutto. Un mio dito, perdonatemi, mi piace davvero tanto. Per quanto riguarda il letto non è cambiato praticamente nulla, se non che ho aggiunto quelle 4 foto stampate di alcuni dei miei film preferiti ed ho comprato un coprimimone e un piumone anche. Per quanto riguarda le mensole, mi piace, anche qui è uno dei miei lavori più grandi, diciamo, della stanza. Non convinta ancora al 100% della disposizione, ma appunto quest'angolo è ancora un work in progress. Qui a fianco alla griglia vorrei aggiungere ancora delle cartoline, perché ora lo spazio è davvero vuoto. E nulla, qui il mio comodino messo in ordine solo per voi. E niente, questo è il video, spero di avervi tenuto compagnia, spero vi sia piaciuto, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!